Ciao a tutti ragazzi, sono Tata Tyler e oh mio Dio, non ci posso credere. Questo è il terzo giovedì a fila in cui carico un video, non accadeva dal 2000 mai, non è mai successo. Tre giovedì a fila con un nuovo video, incredibile. Ho fatto questa scommessa con i miei follower su Instagram. E per adesso siamo a quota 3 video pubblicati in combo. Scrivetemi nei commenti secondo voi quanto riuscirò a durare a fila ogni settimana. So soltanto che adesso le cose iniziano a scaldarsi un pochino, perché torniamo con delle nuove tecniche di rimorchio super spicy. Nel corso degli anni siamo sempre andati alla ricerca della miglior tecnica di rimorchio più efficace, più assurda possibile. Sempre su Instagram vi ho chiesto quale fosse secondo voi la nuova tecnica di rimorchio, una parola, tre lettere. Mi hanno risposto tutti in rap: rimorchiare con rap. No ragazzi, sì, lo farò. Lo so che vi mancano le mie frasi rap eccetera eccetera, però oggi proveremo a rimorchiare utilizzando soltanto una parola, tre lettere, ovvero le GIF. Ovviamente mi sto riferendo a quelle immagini animate che in pochi utilizzano, ma che in realtà sono sottovalutatissime, perché le trovate facilmente su WhatsApp e diciamo che fanno la loro bella figura. La prima cosa tattica che ho fatto è stata infilarmi in qualche gruppo di chat facendo finta di essere un ragazzo qualsiasi, carino, innocente, per conoscere nuove persone, ovvero nuove ragazze da contattare. La regola è solo una, ragazzi, ovvero cercare di portare avanti la conversazione utilizzando soltanto le nostre GIF, sperando magari di ottenere qualcosina. Iniziamo con un saluto semplice, basta digitare ciao, hi sulla barra di ricerca e mi verranno fuori un botto di idee. Ovviamente scelgo quella di Stitch, che saluta in maniera un po' malefica. Hi Stitch, dove devo marchiare? Mi sta cercando sta cazzo. Oana significa famiglia, e famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato o dimenticato. Arriva la risposta con un pinguino che saluta: hello. Ok, conosce anche lei le GIF, va bene. Non siamo poi così tanto alternativi. Cerco qualcosa per chiederle come stai, come va, cosa fai. Ho trovato questa che in realtà fa schifo, però almeno c'è una parola che dice how are you? I don't know. Ed è la faccina di fare. E come sto? Non lo so, preso bene, oh, preso male, oh, bene o male, non lo so. Io tutto bene, tu invece sei confuso? Diciamo che sono un po' pazzerello, quindi invio questa bella GIF di Bart con una didascalia che dice: sta diventando isolato e strano, mi sento rappresentato. Porco Dio, la mosca! Aiutatemi! E mi dice: no, haha, why, perché? Ma sì dai, stavo scherzando, come dice anche questa GIF che ho trovato, un po' isterico, però mi piace, molto pazzoide. Ah, ok, dai. La conversazione sta morendo. Ci pensa Adventure Time questa volta. Volevo solo dirti, penso che tu sia carina e mi piaci. Detto dal tenero elefante verde di Adventure Time, è una dichiarazione d'amore. Grazie mille, cuoricino. Tutto qui? Mi stai dicendo che l'elefantino di Adventure Time non funziona? Per fortuna che ho trovato la perfetta immagine per rappresentare quello che è appena successo. Mi stai ignorando, mi stai snobbando. Scusami, ma io sono felicemente fidanzata. Però sei simpatico. Basta? Tutto qui? Vabbè, questa è una friendzone. E questa GIF lo spiega anche bene. It's called the friendzone. Già. Se vuoi posso farti conoscere una mia amica. Un'idea niente male. Brava, mi ha friendzonato, si è fatta un po' odiare, però così potrebbe farsi perdonare. Anche se non mi fido mai delle amiche che vengono presentate. Però con questa GIF di Brock che urla: posso avere il numero di qualcuno, per favore? So di essere nel giusto. Va inviata per forza. Ah sì, lei è single, fa la cosplayer e anche a lei piacciono i cartoni. Cosplayer mica male, però oh shit, here we go again. Chissà se ci risponderà. Troppo figo raga, veramente ci sono GIF per ogni motivo, per ogni qualsiasi situazione. Basta saper cercare bene e trovate le migliori. Bisogna ovviamente avere stile anche in questo, come con le emoji. A parte che c'è uno stile assurdo veramente. Se trovate le immagini giuste spaccate raga. Una tecnica molto astuta potrebbe essere anche rispondere alle storie di WhatsApp con una GIF. Questa ragazza fa tanto vedere quanto è buona nelle storie, facciamola sentire apprezzata con una bella GIF. Rispondo alla sua storia facendo wow, con Sora che fa wow. Fossi una ragazza mi sentirei veramente lusingata ad una GIF del genere, piano. Mi risponde con tre bacetti in croce, però almeno mi ha risposto. E noi andiamo all'attacco perché abbiamo le GIF perfette per queste situazioni. Le mandiamo questo bigliettino: ti piaccio? Sì, di brutto o assolutamente. È una scelta facile almeno. Non lasci molta scelta, appunto. Facilitarti la vita è una delle prime caratteristiche del ragazzo perfetto, no? Cioè, le rispondo con Ash e Charmander che ridono, sganassano.
Molto da bulletti, molto rosso fuoco. È pieno di queste immagini dei Pokémon, ragazzi. Sono stupende, veramente fantastiche. E nessuno le usa, ragazzi. Vanno spolverate, sono fantastiche. Sembra che WhatsApp mi abbia pagato per pubblicizzare le GIF. No, non è vero, magari, dammi i soldi. Soldi, soldi. WhatsApp. Attenzione, sei un po' troppo convinto. Sono stato troppo cattivo. Sono stato troppo diretto. I feel confident because I'm the best player in the world. Bellissima questa punchline versione GIF, apprezzo. Tutti bravi a parole, giustamente. Se vuoi passiamo ai fatti. Però boh, le rispondo con questo Jigglypuff un po' arrabbiatello. Facciamo un po' i coccolosi, un po' permalosi. Ti piacciono tanto i Pokémon? Vabbè, lei non lo sa ovviamente, ma sta parlando con una persona che comunque paragona nelle canzoni che fa la sua vita all'intero universo Pokémon. Quindi sì, hai ragione. E quale modo migliore di dirglielo se non con Walter White? You goddamn right. Right. Si vede! Ti piace qualcos'altro o solo cose per bambini? Un brutto colpo, un po' antipatico. Però i Pokémon non sono per i bambini. E allora a sto punto ti becchi queste bellissime GIF di Squirtle e Charizard che te la slinguazzano. Everybody heard about the bird. Poi mi lamento sul bollino giallo. E visto che mi dai del bambino a caso, ti inviamo le cose un po' più spinte, insomma. Ma sbaglio, ci vedo un doppio senso. Giusto un pochino, giusto annuire con la testa e dirti di sì. E glielo diciamo con la gang di Squirtle che fa sì, sì, molto. Questa la metto anche nei preferiti perché è bellissima. I preferiti sono utilissimi, raga. Così le migliori GIF le spammate a chiunque. Ve le tenete in tasca. Ho attivato la carta trappola. Magari c'è anche quella. Assurdo. Giovane sesso piedi della trappola. Mi stai rovinando l'infanzia. Questo è vero però, glielo concedo. Queste GIF stanno rovinando i cartoni animati. Tutte usate per... No vabbè raga, a sto punto potrei inviare questa. Sto male. Così è davvero infanzia rovinata. Invece no, le mando questo gatto che è un po' molesto, che dice lasciati sedurre mentre muove la linguetta. E lei mi invia un facepalm di Alice. Molto carino, devo ammettere. Questo a classe. A quanto pare l'abbiamo contagiata anche lei con le GIF. Ribatto ancora con i Pokémon io. Questi siamo io e lei. Lei che scappa, io che faccio tutto il tenerone, cuoricini. Ah, almeno sono carini però. E attenzione perché anche lei inizia a inviare le GIF dei Pokémon con questo Squirtle con i fiorellini, molto carina. A sto punto non siamo altro che dei Pikachu in love noi. Ok, basta, mi dice. Dopo avermi inviato dei cuoricini, però, ok, basta. A sto punto va tirata fuori la punchline per invitarla ad uscire. Ho cercato la parola date, che significa appuntamento in inglese. Ho trovato questo tizio, non so di che film sia, però dice, se non vuoi uscire con me va bene. Lo capisco. Ma ti sbagli e ti odio. Cattivella sta frasetta, veramente monella. Però lei è divertita. Se non parli di Pokémon tutto il giorno, giuro possiamo vederci. Ed è fatta ragazzi, perché chi è che parla di Pokémon tutto il giorno? Io no, al massimo di Fallout, Kingdom Hearts, Life is Strange. Chiudiamo questa chat trionfante con Ash col simbolo della vittoria. E anche Mr. Robot, perché no? Che gode cazzo! Prima o poi questa tecnica avrebbe funzionato, ne ero sicuro. Non è facile cercare le GIF giuste, serve anche un po' di padronanza dell'inglese, un minimo. Ma funziona, è approvata, ci metto il mio timbro, pam! Proviamo adesso ad usare questa GIF molesta che ho trovato. Hai per caso un posto dove posso mettere la mia erezione? Così, giusto per regalare una punchline. E attenzione perché lei mi risponde, provo a vedere se ho un buco libero. Sto male, brava. Questo è il genere di ragazze di cui abbiamo bisogno, autoironiche, un po' porcelline. E a sto punto, dopo una risposta del genere, raga, certi istinti mi partono da soli, non so se capite. Questa GIF di Buzz Lightyear mi ha fatto molto ridere, secondo me è adatta alla situazione. Hai attivato qualcosa in me, diciamo. Poi mi dice sì, nel senso, se ho un giorno libero, certo. E questo è il momento adatto per flexare un po', per far vedere un po' di presenza. E niente ragazzi, queste erano le risposte che ho ottenuto circa in una settimana per fare questo video. Ho contattato circa 7 ragazze, comunque almeno 3 ci stavano, diciamo. Quindi questo metodo è approvato col mio timbro.
il timbro, pugni al telefono, ok. Sì, perché poi alcune non hanno più risposto, però comunque le contatterò più avanti magari. E niente, anche per questa settimana ce l'abbiamo fatta, un altro video fuori. Pian piano stiamo aumentando il livello, stiamo tornando a essere il king di questa merda. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, Telegram, Spotify, tutto in descrizione. Noi ci vediamo settimana prossima, forse, con un nuovo foto. Wow!